Amici rossoneri, buongiorno, bentrovati per il nostro consueto appuntamento quotidiano che quest'oggi non tratterà delle notizie di cronaca rossonera, ma in realtà vuole essere un video di chiarimento su alcune cose, perché purtroppo la maleducazione che alberga in ogni luogo esista un dibattito. Purtroppo la degenerazione e la stupidità delle persone porta all'esasperazione, all'esacerbazione, alla confusione, all'andare verso opinioni che sono completamente distanti e accuse che sono completamente distanti da quelle che sono le intenzioni di chi si lancia in questo tipo di avventure. E il fatto di reiterare in questo e dover vedere ciclicamente altri streamer, non solo io, dover quasi rivendicare il diritto alla propria opinione è francamente una idiozia della nostra società. E quindi ci tengo a dire alcune cose che servano da monito per tutti e soprattutto, se mai dovesse essere necessaria, ad ulteriore spiegazione. Sono piuttosto stanco di dover leggere in particolare una frase, che il malcontento del tifoso milanista sia un qualcosa da cavalcare. Che il malcontento oppure il fatto di vedere tutto in maniera esageratamente negativa sia strumentale, sia un qualcosa che viene fatto perché crea visualizzazioni, engagement, eccetera. No, purtroppo crea soltanto una serie di commenti idioti da parte di persone che in primis non sanno rispettare democraticamente quello che è il pensiero altrui, e questo è un luogo non di notizie ma un luogo di riflessione. Mio, personale, delle mie riflessioni. Il fatto che le riflessioni siano strumentali è un qualcosa che non vi consentirò mai più di dire, e chiunque da oggi in poi dovesse venire qui a insinuare che le cose che dico servano per fare visualizzazioni e che non corrispondano a quello che io realmente pensi saranno bannate da questo canale, perderanno il diritto non solo di commentare ma perderanno il diritto anche di guardare questi video. Perché per me questa cosa è intollerabile. Io sono qui dentro a esprimere la mia insoddisfazione e in tutto questo trovo che ci sia una fortissima mancanza di rispetto. Manca il rispetto nei confronti della mia visione. Io genuinamente sono deluso da questa dirigenza, da questa società. Ed è genuino la mia insofferenza nei confronti di questi signori. I miei ragionamenti sono esattamente il prodotto della mia visione, che non pretende di essere condivisa da nessuno, ma che nessuno arriverà a scalfire, perché così come per voi l'ottimismo non sarà mai intaccato da quello che potrò dire io, beh, non ci sarà nulla da parte vostra di ottimistico che potrà cambiare la mia visione delle cose, perché quello che io credo di questa dirigenza è tutto il male possibile. E finché non saranno andati via, io non smetterò di criticarli. Quindi non ci sarà il discorso di dire vai a trovare il lato buono. Non c'è un lato buono in questi signori, c'è l'incidente buono. Ci può essere quel qualcosa che all'interno di un piano, di un programma più esteso, che non è assolutamente in favore nostro di noi tifosi, nostro di difensori di quello che è il milanismo e di quello che è il Milan, potrà mai essere in quella direzione se non in maniera accidentale. Cioè loro potranno operare in maniera buona se rientrerà nei loro piani. Quindi lo sviluppo dell'Under 23, che è una cosa che è pregevole, sicuramente pregevole, secondo me, nella mia visione, è un qualcosa di funzionale a, diciamo, al gonfiare il valore dell'asset in ottica di rivendita. Non viene fatto perché sportivamente loro pensano che questo potrà portare un domani a inserire Camarda al posto di Morata. Non gliene frega niente di questo. Questa è la mia opinione, non deve essere la vostra, ma io sono libero di esprimere all'interno del mio canale, e non è per cavalcare nulla, perché se fosse, ve lo ripeto sempre, così facile cavalcare qualcosa, mi chiedo perché voi siate così sciocchi da non aprirvi un canale YouTube e iniziare a fare dissenso, visto che coincide con alte visualizzazioni. Provateci, ci vediamo quando avrete 15 visualizzazioni tra qualche mese. Questa fesseria io non la tollero più. E non perché c'è un'esasperazione,
ma perché non voglio più perdere il tempo a leggere che questo non sia il mio ragionamento. Ho passato i mesi ad informarmi e a studiare le operazioni proprio per avere una visione che possa per me essere la più ampia possibile, la più realistica possibile. E se questa visione per me realistica corrisponde con una visione negativa, beh, non ci posso fare niente, è quello che io penso. Non mi convincerete mai del fatto che Gerry Cardinale sia qui per fare il nostro bene sportivo. E troppi fatti e troppe letture, proprio perché io unisco i puntini e li unisco da tempo, mi portano a comprendere che questa società non ha alcun interesse al farci crescere sportivamente, a fare un mercato che sia programmato. Non abbiamo un DS e continuo a dire che questo è il male più grande. Non c'è un DS, ma voi vi siete mai chiesti perché non ci sia un DS? Pensate che non ci sia perché D'Ottavio è bravo a farne le veci? Pensate che non ci sia perché Moncada è un talento e quindi può fare lui il DS? E perché non potrebbe Moncada fare il suo lavoro comunque in presenza di un DS? Non c'è un DS perché non hanno alcun interesse ad avere un DS. Perché è una spesa inutile, nella voce spese è inutile e porterebbe ulteriori spese che loro non vogliono fare, perché il loro mercato è un mercato che ormai dovreste aver compreso, fatto di giocatori scelti attraverso il Moneyball che abbiano una cifra bassa, bassa, il più basso possibile. E non sempre, perché ogni tanto non sono neanche in grado di fare questi affari, perché l'affare Morata ce lo dimostra, perché complessivamente è un affare da 50 lordi. Quindi anche una spesa notevole dove non si giudica il valore del giocatore, si giudica il discorso e il ragionamento che c'è dietro la scelta Morata. Come si giudica non l'allenatore Fonseca, ma si giudica il ragionamento che c'è dietro l'operazione Fonseca. Perché arrivi Fonseca e non un altro tipo di nome che tutti si aspetterebbero, ma loro non vanno in quella direzione. Vi siete mai chiesti perché? Pensate che la risposta sia perché sono più furbi degli altri? Beh, forse sì, in un certo senso sì, ma da un punto di vista economico. Se voi siete qui perché vi va di aspettare il 2000-1000, anzi il 2000 mai, per vedere il 2000-1000, credo che sia il 3000, ma non so, dal 2030 in poi, per vedere i frutti dello stadio, accomodatevi, io non sono quel tipo di tifoso. Io non sono disponibile ad attendere, perché il Milan ha una gloria che non può aspettare, ha una tradizione che non può aspettare. E siccome mi pare che di tempo ne abbiamo già aspettato tantissimo, tanto da aver ridimensionato completamente quello che il Milan sia, a me il paragone da meno peggista, che questo sia meno peggio di quello che abbiamo vissuto in tempi più recenti, non mi interessa, perché non sono un meno peggista. Non mi interessa guardare in casa degli altri, quindi il fatto di non concentrarmi, ripeto, su quello che è l'influenza o potrebbe essere l'influenza dell'Inter o altro, per quanto possa vedere un certo tipo di influenza, ma non è quella che ci permette e che ci porta a questo tipo di degrado del milanismo, che per molti di voi non è degrado, io lo rispetto, ma come io rispetto la vostra visione dovete rispettare la mia, perché io non vengo da voi a dire che il vostro ottimismo è un ottimismo interessato. Il punto di vista non può essere interessato, non c'è nessun interesse, nessuno, assolutamente nessuno. Quindi non tollero mai più che qualcuno possa venire qui dentro a dire che questo è cavalcare un trend o chissà che cosa. Questo non è cavalcare assolutamente niente, questo è la fotografia del mio disappunto nei confronti di questa società, che è altissimo e non finisce qui. Non è che se domani arriva uno che scrive sul giornale che dovremmo fare una statua a Furlani mi convince che noi domani dovremmo uscire a fare una statua a Furlani. Perché io non farò mai una statua a Furlani. E io godrò soltanto nel momento in cui uno come Furlani andrà via dal Milan. E godrò soltanto nel momento in cui uno come Gerry Cardinale e l'intero fondo Redbird, così come l'intero fondo Elliott, abbandoneranno il Milan. E noi forse con altri mezzi, con altre sorti, ma almeno saremo artefici del nostro destino, che possa essere un destino in linea con un concetto sportivo di squadra del Milan, perché noi non siamo un'azienda e non possiamo ridurci a questo. E su questo non mi convincerete mai, mai. E la mia battaglia sarà costante, anche se non porterà a nulla, non mi interessa. Non è una battaglia fatta per i numeri. Ma chi se ne frega dei numeri? Io campo uguale anche se chiudo questo canale. Non ce ne frega niente dei numeri.
Questo per me è una valvola di sfogo, è un luogo dove posso parlare della cosa o di una delle cose che ho più a cuore, ovvero la mia squadra. E quando mi venite a dire che criticare equivale a, anzi può essere un invito ad andare a tifare un'altra squadra, beh, questo definisce voi, non me. Perché voi siete quei tifosi che contemplano il fatto che sia accettabile poter tifare un'altra squadra, come fanno probabilmente i bambini di 8 anni quando seguono la squadra che vince. Bene, io non sono questo, voi sì, perché per voi questo è contemplabile, per me non lo sarà mai. Quindi ci tengo a dirvi che ogni offesa verrà ovviamente sanzionata con il ban, ogni offesa che può essere anche il fatto di dubitare della mia onestà intellettuale, io questo non ve lo consento. Non sono qui ad esprimere il mio pensiero per leggere il commento di Farfallina 43 che dice che io non sono abbastanza milanista. Per me è sufficiente per mandarvi via. Io non voglio una community tossica. Non voglio gente che non è in grado di ragionare. Se volete ascoltare i miei ragionamenti, fatelo. Se non li volete ascoltare, non ascoltateli, perché esiste un enorme telecomando virtuale che vi consente di non cliccare su questo video e di non avere la morbosità di sapere che cosa dice Ernesto Silvestrini. Grazie.